Ciao a tutti i lettori di BadTaste.it, sono qui con Francesco Lo per recensire alcuni dei film in uscita questo weekend di Pasqua, che sarà un weekend veramente affollato perché, come spesso capita nei weekend festivi, alcuni film escono di mercoledì, altri escono di venerdì. Mercoledì esce Biancaneve, Pirati, Briganti da strapazzo, film per famiglie. Biancaneve di Tarsem è il primo dei due film di Biancaneve che usciranno quest'anno. Film completamente diversi perché questo Biancaneve di Tarsem è più una commedia per famiglie, mentre il Biancaneve il cacciatore che esce a luglio sarà un'avventura epica un po' alla Signore degli Anelli, se vogliamo. E esce Act of Valor, I più grandi di tutti, il nuovo film del fratello di Virzì. E Pollo alle prugne, Titanic 3D, sul quale mi piacerebbe spendere una parola, in particolare sul 3D, e Piccole bugie tra amici e altri film poi in distribuzione minore. Una premessa, cioè prima come l'altra volta parliamo un attimo dei commenti che ci sono stati al video precedente, perché Francesco sei stato accusato di essere troppo indulgente con Wilbush come attore e invece criticare troppo un grande attore come Leonardo DiCaprio, se vuoi rispondere a queste accuse. Accuse giuste, però mi difendo sostenendo che l'accusa deriva dal fatto che io dico che Guglielmo Scilla in 10 regole per far innamorare, che attraverso 10 regole per far innamorare noi non abbiamo la certezza che Guglielmo Scilla non sia un buon attore, anzi il contrario secondo me. Secondo me Guglielmo Scilla è un bravo attore. Sarebbe un bravissimo attore, meraviglioso in un film per bambini, con i bambini, le scene con i bambini sono eccellenti. Quindi, a mio parere, l'errore è un altro in 10 regole per far innamorare, cioè non fare in modo che non lavorare bene sulla storia d'amore, non lavorare bene sulla chimica tra lui e il personaggio femminile, non lavorare bene sulla recitazione che volevo più virile. Leonardo DiCaprio, mi permetto di essere. Poi tu parlerai di Leonardo DiCaprio. Già il fatto che parlerai di Leonardo DiCaprio parlando di Titanic 3D fa capire quanto stiamo vicini a questo signore. Ormai a livello sono 15 anni che vediamo questo signore all'epoca, ma sono anche al lavoro, sono anche forse 20 anni perché prima di Anche 20 Titanic direi, hanno aveva fatto film fatto. bellissimi. Allora mi permetto di essere più critico, e provocatorio nei confronti di Leonardo DiCaprio perché comunque rispetto a Guglielmo Scilla, che è al terzo film, il primo da protagonista, ha anche molto meno potere decisionale all'interno di una produzione cinematografica, ha meno possibilità perché è un ragazzo molto intelligente, quindi entra in punta di piedi, si fa dirigere. Mi permetto di criticare un aspetto soprattutto del modo di lavorare di Leonardo DiCaprio. Io non amo DiCaprio quando affronta dei personaggi controversi della storia americana, comunque personaggi controversi, e li interpreta con un'empatia, a mio parere, sbagliata, che non c'entra niente e che lo mette troppo vicino empaticamente al personaggio che interpreta. E questo crea dei film deludenti. Mi riferisco anche ad Aviator di Martin Scorsese, che è un film che io non amo Siamo in due. affatto, e Hoover di Clint Eastwood. Allora mi permetto lì. Essendo più che veramente critico nei confronti di DiCaprio, paradossalmente sono molto più critico nei confronti dei registi, che sono grandi registi come Martin Scorsese e Clint Eastwood, che si fanno complici, tra mille virgolette, di una operazione cinematografica condotta da DiCaprio in prima persona, ma non perché sia Leonardo DiCaprio un grandissimo artista, ma a mio parere sbaglia, perché poi crea dei personaggi che interpreta con fare un po' piacionico, un po' sempre a favore di macchina, cosa che Jesse Eisenberg, per esempio, non ha fatto assolutamente con il Mark Zuckerberg di Social Network, per esempio. E io penso che l'Academy, l'Oscar, premi molto di più il secondo approccio rispetto al primo, e penso che Leonardo DiCaprio non vince l'Oscar Faticherà. fino a che non. E per risolvere la questione di DiCaprio, che io adoro, il Leonardo DiCaprio di The Departed, perché mi piace moltissimo di Martin Scorsese, perché interpreta un personaggio frustrato, interpreta un personaggio perdente, e lui su quei personaggi è il numero uno. Anche perché mi permetto di dire che lui vive un piccolo dramma legato al fatto che era molto uomo quando era più bambino, e poi crescendo fisicamente e anagraficamente, a mio parere non è diventato pienamente uomo, soprattutto a livello fonetico. Per chi vede i film di DiCaprio in lingua originale,
e dico che è rimasto sempre un po' un ragazzo, e io penso che lui non viva bene, essendo una persona estremamente intelligente. C'è una parte di sé che si rende conto di questa... I grandi attori comunque sanno, e io ritengo DiCaprio un grande attore, sanno affrontare queste cose, proprio i loro anche, se vogliamo, difetti o le loro caratteristiche proprio sullo schermo. Cioè, mi vengono in mente tanti casi di attori, citavamo Robert Downey Jr. qualche settimana fa, che sanno proprio inserire o fare delle scelte legate a loro aspetti, se vogliamo, biografici o di loro caratteristiche, perché sanno lavorare su questo. Ho detto questo, secondo me, visto come vanno le cose su questi videoblog, fra l'anno prossimo DiCaprio si becca l'Oscar, perché... Ma io glielo auguro. Ogni volta che facciamo una previsione va esattamente all'opposto. Beh, allora auguriamoglielo, perché se lo merita. Beh, anche perché appunto, visto per entrare nel vivo della questione, visto che adesso esce Titanic 3D, che è una delle interpretazioni più straordinarie del DiCaprio giovane, e, che era diverso fisicamente, che completamente era, diverso. Completamente diverso. Era da un lato sex symbol, cosa che adesso non è assolutamente, secondo me, nei suoi film. Cioè, non è su quello che si punta. È vero. E beh, è diventato più brutto, diciamolo. Ma non era, so, più brutto, era più bello. È diverso, non, è come se non puntasse su questo. Poi, sai, in Hoover non è che c'ha molto da fare sex symbol. Sì, però un po' aveva questi lineamenti più femminili. D'altronde, lui ha imposto un eroe androgino. Sì, sì, sì. Molto importante per arrivare a Pattinson, per esempio, sei d'accordo? Sì, abbastanza. Che la linea parte da... Anche se su Pattinson androgino non sarei tanto convinto, nel senso che è una figura semplicemente aliena. In Twilight non si riesce neanche a capire, non ha né tratti androgeni né tratti di altro tipo, per cui... Però per tornare a Titanic, appunto, io l'ho rivisto, volevo fare una piccola appunto su sta cosa, perché l'ho visto a febbraio, ho scritto la recensione, e in particolare sul 3D, per slegarci da DiCaprio e dai protagonisti, che comunque a me Titanic piace molto, e l'ho apprezzato sul grande schermo per la prima volta quest'anno, perché non l'avevo mai visto, ero troppo piccolo, diciamo, quando è uscito al cinema, ed è una cosa veramente impressionante vedere Titanic al cinema, nonostante poi si possa apprezzare o non apprezzare A, la storia, B, la regia di... Vabbè, non apprezzare la regia di James Cameron credo che sia una blasfemia, però una postilla sul 3D, sto leggendo in giro recensioni che dicono che il 3D di Titanic è assolutamente non valido, perché è una riconversione. E secondo me invece, e lo sapete perché molti leggono anche un po' i nostri commenti velati nelle recensioni a queste riconversioni 3D, riconvertire Titanic, a parte che la regia di James Cameron è perfetta per una riconversione 3D, perché è talmente descrittivo, e anche nell'azione ti fa vedere tutta la scena, non è immersivo dal punto di vista della macchina da presa quanto della scena in sé, per cui esatto. Puoi scandire in piani, ma soprattutto è fatta veramente bene, e quindi io suppongo che chi ha visto il film e dice che la riconversione 3D non è notevole probabilmente lo ha visto in un cinema che non lo ha proiettato bene, e questo è un problema chiave in questo momento del 3D, e lo dico anche ai lettori, cercate, secondo me, poi consiglio mio, di scegliervi un cinema fidato, cioè di scegliere bene il cinema in cui andate a vedere un film 3D, primo perché costa di più il 3D, quindi buttare i soldi non piace a nessuno, secondo perché un cinema nel quale vedete un 3D fatto bene, quindi senza sdoppiature, dando per scontato che non sia il film che è riconvertito male, ma non credo che usciranno più molti film alla scontro tra titani, mettiamola così, e secondo me questa cosa è... Speriamo, mettiamola così. Però scegliere, poter scegliere e saper scegliere il cinema poi per andare a vedere un film 3D, poi è una garanzia, prima perché secondo me si dà soddisfazione anche all'esercente che si impegna, e paradossalmente, cioè, e di conseguenza si va anche a, diciamo, colpire chi proietta male i film. Io non faccio nomi, però ci sono dei cinema che fanno veramente il 3D, molti. Non sanno neanche come si proietta, secondo me, non lo so, io ho visto fior di film anche in cinema veramente blasonati con 3D fatto veramente male, cioè proiettato veramente male, pur avendo visto lo stesso film in altri cinema con un 3D perfetto, e dico La Leggenda dei Guardiani, che è un film in animazione ed ha un 3D stratosferico, io l'ho visto in un cinema, lo dico anche qua a Roma, non dirò quale, ma
sono rimasto allibito perché era inguardabile e non era colpa del film. Quindi questo Titanic 3D, se volete andare a vederlo, scegliete bene il cinema, perché il 3D di Titanic secondo me merita, nonostante sia una riconversione, perché James Cameron ci ha messo, a parte la sua esperienza, ma ci ha messo anche i mesi e i soldi per fare questa riconversione. Quindi Lucas che riconverte, no. Cameron che riconverte, sì. L'ho detto io. Ok. senti, rapidamente passiamo a due film The Weeknd più una nota a margine. Primo film The Weeknd, Pirati Briganti da Strapazzo 3D, film dell'Hardman, parlavamo del 3D, film in stop motion 3D. Dico prima una cosa io, poi dici te. Io adoro i film in stop motion e il primo film in 3D che mi è piaciuto di più in assoluto è Coraline, che è un film in stop motion girato in 3D nativo. Ed è un film meraviglioso, con un 3D, fra l'altro, che è veramente espressivo. Bello. Cioè, io mi ricorderò sempre la scena delle goccioline sul vetro, vista in 3D è tutta un'altra cosa, proprio anche a livello emotivo. Sì, sì. Ti è piaciuto il film? Moltissimo. Ti è divertito? Sempre. Sì. Film dell'Hardman. Film dell'Hardman. Gallina in fuga ti era piaciuto? Tantissimo. E questo è meglio o peggio? Diverso. Gallina in fuga è un capolavoro assoluto. Questo è un po' troppo derivativo. Gallina in fuga non sentiva il peso di un film, di un franchise che viene preso come riferimento come Pirati dei Caraibi, espressamente dal film da Pirati dell'Hardman, e quindi era più fresco. Mm-hmm. Vedere questi polli in azione era meraviglioso, meraviglioso. I pirati anche buffi, se era citazionista anche Gallina in fuga. Sì, c'era La Grande Fuga, Stalag 17, citava tutti i film con i campi di prigionia, esatto, della Seconda Guerra Mondiale, però erano lontani, Andrea. Invece i pirati dei Caraibi sono molto vicini a noi, quindi vedere un capitano pirata un po' cialtrone... Fa un po' Jack Sparrow. Noi non possiamo non pensare a Jack. E qua torniamo sempre al cinema, alla crudeltà del cinema. John Carter, che arriva dopo Avatar e viene in un certo senso disinnescato Avatar. Sì, disinnescato. Disinnescato, proprio tacchete. Perché il pubblico è intelligentissimo. Il pubblico crea delle associazioni molto forti. Immediate. Non è vero che sta lì passivamente non sa nulla, quindi il pubblico la percepisce, lo sente quasi metafisicamente questa cosa. Allora il film è divertentissimo, i pirati sono deliziosi, il protagonista pirata gli vuoi bene, la regina Vittoria d'Inghilterra è tra l'altro doppiata dalla Littizzetto in benissimo italiano. Benissimo. Quindi che dirti, si ridono molto anche i grandi, nel senso come che... Come sempre con i film dell'arma. Esatto, comunque. Sempre il doppio livello, quindi io ho trovato delle gag legate alla politica, legate al sesso, sempre a un secondo livello, quindi il bimbo, il bambino non lo percepisce, il grande vicino a sé, il papà, è contento, in modo tale che la famiglia esce dal cinema tutta contenta, come quando si vede un film della Pixar. E quindi i genitori, questo per il cinema è molto importante, non sentono il peso di dover portare il loro bambino al cinema e poi sapendo che si annoieranno. E questa è saper far bene il cinema. Altro film, I più grandi di tutti. Cosa ci dici di questo film? E qui non è Hardman. È Virzì Junior. È Carlo Virzì, che è un bravissimo musicista e collaboratore del fratello Paolo, più piccolo di Paolo. È il suo secondo film. Già nel primo film lui fu devastato da Fausto Brizzi, fu devastato da Notte prima degli esami. Lo citammo in uno dei primi video che facemmo, ti ricordi? Sempre sulla crudeltà del cinema. Sì, perché fece un film revival degli anni Ottanta, esattamente l'anno dopo che era uscito Notte prima degli esami. E nessuno voleva più troppo vedere un film revival degli anni Ottanta. Queste cose i cineasti non le sanno, dobbiamo avvertirle. Cioè, i cineasti lavorano contemporaneamente a volte a progetti e poi chi esce prima... Sì, beh, direi che i vari DreamWorks e company lo sanno bene negli Stati Uniti con i film di animazione. Dici, ma perché tutti fanno film sulle formiche? Non si capisce. Chissà come mai. Gente che cambia studio, con dente avvelenato, che allora lo va a dire così. È successo anche in Italia. È successo anche in Italia ai tempi di Totò Sapore o Popomoz, comunque ultimi rimasugli di cinema d'animazione prima che Dalò, il mio quasi omonimo, torni con Pinocchio. Chiudiamola qui. Gruppo Rock, Carlo Virzì, secondo film. Gruppo Rock di cialtroni, Gruppo Rock di perdenti, di loser totali.
che si rimettono insieme rock, quindi gruppo rock ai limiti del punk, che si rimette insieme su spinta di un ricchissimo fan che li contatta e chiede loro di fare un grande pezzo per una rivista e di fare un ultimo grande concerto insieme. Questi sbandati si devono rifrequentare, sono bruciati dalle loro vite, non sembrano ricordare nulla, sono assolutamente svagati e improponibili e impresentabili, e poi però chissà che cosa succederà. Cosa c'è che non va in questo film? Il rock e un certo tipo di racconto del mondo rock funziona, soprattutto nel personaggio di Marco Cocci, che è stato un vero leader, è stato una vera piccola rock star con il suo gruppo nel quale suonava prima che Virzì lo rendesse una star in Novo Sodo, e anche Gabriele Muccino poi lo prendesse e gli facesse fare il ruolo del pirata nell'ultimo bacio. Quindi Marco Cocci, il cantante rocker sguaiato e ignorante, funziona. Gli altri funzionano un po' meno, non è Quasi Famosi, non è School of Rock, si rifà di più a School of Rock. Qual è il problema del film? È troppo zuccheroso, non c'è un equilibrio tra buoni sentimenti e anche una descrizione un po' che ci piace, sporca, del rock and roll, satirica, comunque un po' estrema, e soprattutto si perde nel finale, drammaticamente. Attori: Alessandro Roia, il dandy di Romanzo Criminale, che fa il leader che rimette in piedi la band. Carlo Virzì gli chiede di recitare un ruolo troppo scemo, è troppo scemo lui nel film, non come Elio Germano in Magnifica Presenza, che lo deve essere, ma è Ozpedek che non pensa che sia troppo scemo. Qui invece secondo me pensano che sia effettivamente troppo scemo il Loris di Alessandro Roia, e ogni volta che recita facce troppo da scemo, okay. Piani d'ascolto, si muove tutto, dopo 20 minuti già non lo sopporti più, perché dici è troppo scemo. Ultima postilla, 2 minuti su un film già uscito al cinema che si chiama Romanzo di una strage di Marco Tullio Giordano. 2 minuti, difficilissimo, 2 minuti, perché, ma com'è stato difficile per loro fare un film di 120 minuti su una delle pagine più tristi della storia della giovane Repubblica Italiana. 12 dicembre 1969 scoppia una bomba a Milano, chi ce l'ha messa? Il film copre l'arco di 3 anni. Qual è stata l'idea di Cattleya e Giordana di fare un film senza molti silenzi, senza nessun non detto, quindi un film molto esplicito, 120 minuti serrato, in cui spiegare un loro punto di vista sulla storia. Quindi questo è il film che vi aspetterete se vorrete recuperarlo in queste vacanze pasquali. Ne vogliamo leggermente parlare perché non è facile fare questo tipo di cinema in Italia, anche perché il cinema è il cinema, il film non è un documento storico. E in quest'ultima settimana è successo un casino sui giornali, perché ci sono le famiglie delle vittime, perché ci sono persone coinvolte a livello giudiziario. Perché non è una vicenda risolta, peraltro. Perché non è una vicenda risolta e perché è una ferita nella vita di tante nostri connazionali. Quindi chi fa questo tipo di cinema, che è un tipo di cinema legittimo, come è legittimo Avengers, non c'è nessun tipo di discriminazione tra un film e l'altro, ha il problema di impattare con la realtà, di avere a che fare con la realtà. Io direi che questi signori hanno avuto abbastanza le palle di affrontare una materia molto controversa facendo un film che mi è piaciuto molto nella idea di questi 120 minuti estremamente serrati. Stop. Benissimo, buona Pasqua a tutti, buona Pasqua a te e alla prossima. Buona Pasqua.